doveva ulteriormente finanziare degli strumenti a garanzia dei lavoratori che vanno in disoccupazione, a garanzia dei lavoratori precari che in questa crisi si sono mostrati totalmente scoperti, perché un lavoratore precario non ha cassa integrazione, il lavoratore precario non ha mobilità. Ci sono 5 milioni di persone che da questa crisi, il giorno dopo in cui gli è stato annullato il contratto, si sono ritrovati senza la possibilità di poter portare il mangiare in casa, perché quando ti va a mancare il lavoro, non hai cassa integrazione e non hai mobilità, non hai ammortizzatori sociali, di questo il governo non se ne sta occupando. Noi abbiamo, con qualunque imprenditore si parla, ecco l'economia da basso, della nostra zona, una situazione per cui le aziende, anche quelle che hanno gli ordini, vanno in banca, non gli viene dato soldi per portare in fondo i loro ordinativi. Non ho visto il governo chiamare i 5 banchieri che oggi sono rimasti in Italia per fare su questo un'azione efficace. Non ho visto il governo fare perlomeno quello che ha tentato di fare con le sue risorse alla Regione Toscana, cioè dire: metto alcuni miliardi a disposizione per garantire io al loro posto le imprese rispetto alle banche, e quindi far dare alle banche i soldi di cui hanno bisogno per poter superare questo momento di difficoltà le aziende. Il paese, e chiudo, avrebbe bisogno, tanto credo anche tra l'altro, e su questo si sia d'accordo tutti, quindi poi magari meglio rispondere anche alla parte sul lavoro, il paese avrebbe bisogno in un momento di crisi di investimenti. Io capisco che quei soldi che il governo Prodi aveva lasciato sono stati spesi buttandoli in un pozzo per provvedimenti come quello dell'abolizione dell'ICI seconda casa. Guardate, anche questo sembra diventato una storiella, no? Ma è una cosa grossa. In un momento come questo noi abbiamo buttato via delle risorse che potevano essere utili per le cose che dicevo, per una cosa che non ha senso e che magari non era nemmeno richiesta da taluni. Abbiamo buttato via delle risorse per la questione Alitalia, che sono immense, che è uno scandalo, che si sono date, si sono prese dalle tasche dei lavoratori, dei cittadini, e si sono date alla grande compagnia che veniva fatta, con il risultato che a un anno di distanza i ritardi dell'Alitalia sono maggiori che un anno fa, con il risultato che la politica dell'Alitalia la fa la Air France, che era la compagnia a cui si poteva vendere tutto, con il risultato che presto questi imprenditori coraggiosi italiani venderanno tutto all'Air France, facendo dei grandi, io credo, dei grandi guadagni rispetto allora. Investimenti invece si potrebbero fare, basterebbe dire a Comuni che non vale per un periodo il patto di stabilità. Se oggi no, noi siamo nella situazione assurda per cui un paese che ha da fare investimenti, il Comune d'Empoli li potrebbe fare, non li può fare perché se no rompe il patto di stabilità. Penso che almeno questa sarebbe una cosa che si può fare. Parallelamente la Regione Toscana gli viene a mancare 80 milioni l'anno del Fondo Sanitario Nazionale, gli viene a mancare 35 milioni l'anno del Fondo per la non autosufficienza, e noi abbiamo tutta la grande sfida dell'invecchiamento e della non autosufficienza, gli viene a mancare tutto il fondo che aveva a disposizione per gli investimenti in ospedale. Vedete, in una fase in cui per uscire dalla crisi si deve investire sulla conoscenza, l'università, la ricerca, si taglia sulla conoscenza, l'università, la ricerca. Questo è un paese che non sa governare. Questo è un governo, scusate, che non sa governare questo paese, e che con questi spot quotidiani di uno che ci sta addormentando dicendo che tutto va bene da mesi oramai e tutto va sempre peggio, si rischia davvero di riportarla a una situazione
drammatica, perché oltre a essere in mezzo della crisi siamo anche nel mezzo di un indebitamento dello Stato, perché il debito pubblico sta aumentando, e non è aumentato perché li hanno spesi per dargli all'azienda e ai lavoratori, è aumentato perché li hanno spesi male e li stanno spendendo in spesa corrente, ininfluente per la crescita. Allora, noi facciamo il nostro congresso, ma in tutte le occasioni in cui ci incontriamo io credo dobbiamo fare prima di tutto anche opposizione, e dobbiamo dire le cose concrete che poi alla gente serve sentir dire, e serve sentir dire anche contro a questo governo. Sì, allora, ovviamente concordo con quello che ha detto Vittorio, che non può che essere condivisibile. Per quanto riguarda come viene trattata la crisi nella mozione di Ignazio Marino, diciamo che nel programma che abbiamo noi, sicuramente ci sono molti punti che sono in primo piano. Innanzitutto è necessario sostenere i redditi delle famiglie, perché l'unico modo per far ripartire i consumi è sostenere le famiglie. Se ripartono i consumi, riparte anche un po' l'economia e si riattiva questa catena che si è fermata. Sicuramente un altro intervento è quello di fornire degli ammortizzatori sociali per tutti i tipi di lavoro e non soltanto per chi ne può fruire, e quindi solo per i lavoratori dipendenti. E poi un altro grande intervento è quello di sostenere il più possibile il Made in Italy, per renderci, per qualificarci anche all'estero, quindi l'impresa, la buona impresa, tutto ciò che riguarda la cultura, la moda, la denominazione d'origine protetta, tutto ciò che ci può contraddistinguere, ci può quindi aiutare nelle esportazioni. Sicuramente è necessario porci nell'ottica di vedere, diciamo, nello sviluppo delle energie rinnovabili, nella ricerca, come un nuovo boom economico, come può essere stata la tecnologia negli ultimi 15 anni. Non ultimo, sicuramente la legalità, come dicevo all'inizio, cioè in tempi di crisi la lotta all'evasione fiscale diventa, secondo noi, una priorità, perché evadere le tasse quando gli altri perdono lavoro è quasi criminale. Quindi sicuramente la lotta alla evasione fiscale, e anche la legalità a tutto tondo, perché le imprese che rispettano la legge e che sono in crisi non possono essere lasciate indietro rispetto alle stesse imprese, magari sullo stesso settore concorrenziale, che non rispettano le norme, quindi che non fanno dico una cosa, non fanno adeguatamente lo smaltimento dei rifiuti perché è costoso, o non tutelano i lavoratori regolarmente perché è costoso. Quindi una legalità che possa riportare sulla parità tutte le imprese, e quindi che sia poi il mercato che sceglie soltanto quelle più virtuose, quindi che rispettano le regole. Ma io sulla crisi fo come si fanno un partito serio, così dico anche come penso sia un partito serio. E in un partito serio su ogni tema si fa parlare quello più bravo. Quindi è giusto che sulla crisi Vittorio abbia parlato, abbia illustrato gli interventi, le proposte che il Partito Democratico porta avanti. E in un partito serio, grazie a Dio, siamo ancora un partito serio, non ci sa proposte divergenti, non è oggetto di battaglia congressuale un tema come questo. Perché ovviamente, cioè, se uno non fosse d'accordo su come affrontare questo momento economico drammatico non potrebbe stare nello stesso partito, ma probabilmente, guardate, nemmeno nella stessa coalizione, perché è roba vera. Cioè, pensare che noi siamo a fare un partito unico e poi dovrà fare più o meno delle alleanze e candidarsi al governo, è dura candidarsi al governo se non siamo nemmeno in grado
di dire le solite cose sulla crisi, e noi lo si sta facendo, nel senso, alla Camera sono intervenuti tutti e due, sia Franceschini che Bersani, si è presentato in